Ragazze, allora siete pronte? Dai su che facciamo tardi. Eccoci, mamma. Pronta. Mamma, ma Laura? Laura? E dove sta Laura? A dire il vero io non l'ho proprio vista. Penso che sta in camera sua comunque. Sempre la solita quella, guarda, sempre la solita, la vado a chiamare. Ok, sbrigati. Ah, ma tu qua stai? Perché, scusa, mamma, dove dovrei stare? Sai che dobbiamo andare alla festa di tua nonna e tu stai in camera tua comodamente seduta col pigiama a mangiare croccantini e a guardare televisione? Io non sapevo niente, mamma. Ah, non lo sapevi? Come al solito scendi dalle nuvole. Le tue sorelle lo sanno da 2 settimane. Le mie sorelle sono una cosa ed io ne sono un'altra. E se tra di noi non c'è comunicazione non è colpa mia. Quindi, come hai fatto con loro, potevi dirlo anche a me. Vabbè, comunque ci vediamo più tardi. Come ci vediamo più tardi? Aspetta che vengo pure io. Ma non esiste proprio, non aspetti i tuoi comodi, rimani qui e fai la guardia alla casa. Uffa però. Resta a casa e fai la guardia. Mi ha preso per un cane, mi ha preso.